No, cioè, senso, tanto per fare una dimostrazione molto, molto semplice. Ok, ci siamo, 6 o 7. Allora, facciamo così, quelli che non lavorano, che sono i pensionati, si mettono lì. Dai, c'è la dove, vieni qua. E quelli che invece sono i lavoratori si mettono lì. Come sono i pensionati? Prima in poi loro sanno che quando dirò giochiamo lo sparviero, loro sanno qual è il gioco. Poi io gli metterò la variante, ma intanto il gioco lo sanno. Quindi tra un mese rifacciamo lo sparviero, non devo stare a spiegare tutta la zuppa, ma è sviluppato in questa maniera. Ok, in questi 15 secondi, perché la parola uncino mi porta via mezzo secondo, ok? In questi 15 secondi devo essere bravo a fare questa cosa qua. Allora, individuare lo spazio di gioco, ok? La prima parte è lo spazio di gioco. Giochiamo dentro l'area dei rigori, ok? La vedete tutti? Riga bianca, riga blu. Chiaro, in questo caso è facile, è già disegnata. Se io non avevo l'area dei rigori, volevo utilizzare un altro spazio, metto dei cinesini possibilmente dello stesso colore, giochiamo tutti nel quadrato giallo. Ci ho messo 3 secondi per dirlo, ed è individuato, perché tanti allenatori dicono ci mettiamo là, ci mettiamo lì, ma lì o là, o qui, cioè non si capisce niente. Ok, deve essere chiaro, c'è cioè, un linguaggio di precisione. Dopodiché, grande nome, Daniele è lo sparviero. Tutti i bambini si mettono sulla riga bianca che c'è di là, vai. Veloce, vai per tu, no, che ti scatti. Allora, mio via, senza uscire dal campo, non dovete cercare di arrivare in fondo all'altra riga, senza che Daniele vi tocchi. Chiaro la regola? Oh, come avete visto, io ho dato la regola fondamentale del gioco, che loro da là a qui devono arrivare senza che Daniele vi tocchi. Ma se mi tocca, se mi spinge, se mi inciampa, quelle sono tutte regole successive. Ok, però i 15 secondi li cominciamo a sviluppare in questa maniera. Ok, pronti? Via! Oh, l'ho preso? Sì. Perfetto. Allora, adesso abbiamo già un primo caso. Allora, poteva succedere che magari, come si chiama? Johnny, per qualunque motivo, perché Johnny è il discolo della classe, ok? Magari esce dal campo. Allora, fermo un attimo. Mi faccio una domanda e dice, probabilmente non ho spiegato bene lo spazio. Johnny, hai capito in che spazio dobbiamo giocare? Qual è lo spazio? Perfetto, bravissimo. Ok, ho visto che sei uscito un po', ma hai sbagliato, eh? Ok, cioè devo giocare un po' in questo senso. Però poi lo invito, non sei uscito. Era solo per fare questo. Okay. A questo punto abbiamo fatto la prima manche, ne facciamo 2, 3, intanto comunque fanno quantità, cioè giocano. Individuiamo quelle che sono le cose un po' più particolari, un po' quello che diceva. Vabbè, lui quando diceva se tira sempre lo stesso, individuo qual è la cosa particolare, so qual è il vento che mi muove per andare nel mio porto, perché so qual è il vento che mi serve per andare, so dove voglio andare, e a questo punto inserisco delle varianti, inserisco delle regole, ok? E comincio a mettere determinati tipi di paletti, ok? Allora, intanto può succedere, questi sono bambini non umani, tanto per capirci, perché nessuno parla, sono tutti tranquilli, i bambini non fanno così, ma io non sto neanche a parlare così tanto con i bambini. Diciamo che può succedere che mentre fanno la prima manche, dice, ma lui l'hanno preso, e adesso, bene, mettiamo la seconda regola, chi viene preso va al posto dello sparviero. Può essere una base, ok? Poi un'altra piccola indicazione che vi do, tutto quello che vi sto dicendo non riguarda l'allenamento, cioè vi sto parlando degli allenatori, I bambini logicamente sarebbero già partiti 10 volte in questo tempo qua, però cioè nel senso li avrei fatti già partire 10 volte, adesso è per darvi tanti strumenti. Allora, intanto partire dal primo posto, che il gioco del calcio si svolge prevalentemente per segnali uditivi, ok? Scusate, visivi. Visivi. Noi allenatori utilizziamo troppo il canale uditivo, ok? Tipo bip, via, è un canale uditivo. Ma il gioco del calcio poi, fondamentalmente, il fischietto lo usa l'arbitro per interrompere o al limite per far riprendere l'azione. Tutto il resto dei segnali che arrivano durante la partita sono segnali visivi, perché è vero che il mio compagno mi può dire uomo, solo, 1-2, lancia, butta e quant'altro, è vero che il mio allenatore o mio papà, la mia mamma mi dicono qualcosa, ma la maggior parte dei segnali che mi arrivano sono segnali in cui io vedo la palla, vedo lui come si muove, l'altro come si smarca, dove c'è lo spazio, ok? Quindi l'allenamento deve passare soprattutto da segnali visivi, quindi in questo caso non dico più via, ma quando alzo il braccio destro voi potete partire, è chiaro? E così stimoliamo l'attenzione, perché capite che adesso a questo punto la loro attenzione è sicuramente più elevata, ok? Poi vediamo anche altri modi per alzare l'attenzione. Siamo pronti? Destro. Ok, è chiaro un po' il concetto? Va bene? Pronti? Via! Bravi.
quando alzo il braccio, ok? Li devo stimolare in questo modo, adesso una volta o due ci gioco, poi li faccio partire, giustamente, ok? Oh, io poi come allenatore stasera sono già cassabile, sono sciagurato perché lo spazio con i pali non si usa mai, sarei dovuto essere qua, però in questo caso ci sta, me lo faccio. Okay, Johnny è stato preso? Sì. Bene, oh! Un gioco più. Buon gol, Mariangelo! Adesso Johnny, lui vuole la caramella. Ok, motivazione. Adesso Johnny ti metto insieme a... Cosimo, perfetto. E fate due sparvieri, ok? Ci siamo? Siamo via! Braccio destro, molto bene! Johnny hai preso? Ok, cambia con Cosimo, Johnny stai dentro? Oh, qui potete poi trovare le soluzioni possibili. Facciamo qualche variante tattica che piace agli allenatori, ok? Poi vi dico dove vengono concettualizzati. Allora, vedete che campo ci dice. Johnny sta qua. Beh, allora Johnny sta nella metà alta, diciamo, offensiva, e Simone sta nella metà difensiva. Stiamo già cominciando a costruire una squadra, eh? Questo comincia a essere il mio attaccante, quello comincia a essere il mio difensore, o questo è il mio centrocampista, quello è il mio difensore, o questo è il mio difensore, quello è il mio portiere. È chiaro? Stiamo già cominciando a ragionare in termini tattici, perché inevitabilmente Johnny proverà magari a sviluppare qualcosa che Simone poi lo proverà ad applicare. Ok? Siamo via! Bravi, bravi. Vedi che prima di sera partiranno tutti correttamente, ok? Molto bene, ok. Oh, adesso chi è che è stato preso? Vabbè. Allora, intanto loro, perché non sono bambini umani, lo stanno applicando. In realtà un bambino umano sarebbe stato motivato logicamente dall'obiettivo. Dici sì, ho capito, ma l'obiettivo di questo gioco, chi vince questo gioco? Ok, io non l'ho detto fino adesso, ma perché loro neanche me l'hanno chiesto. Quindi non era un'esigenza che loro avevano. La logica è chi vince questo gioco. L'ultimo che rimane vince. Può essere una regola. La parola non viene percepita dal cervello umano, ok? Quindi se io dico non bisogna mai staccare la mano, i bambini staccano le mani. O perlomeno, ma perché si stacca la mano? Okay. Quindi è meglio dare un altro genere. Le mani sempre salde, tenere sempre per mano. Se le mani si staccano, loro non sono stati presi, ok? Siamo? Ma Johnny, cacciati dalla catena. Ragazzi, vieni qua. Vieni qua. Guarda, ruzza come un toro. Vale, state dentro, soffrite in silenzio. Hai due manette. State dentro, soffrite. Fa cuore stasera. Molto bene, 4, vai. E anche domani. Mano, mani salde. Andato. Due. Ci ha fatti prendere. No, attacco. Molto bene. Oh, due davanti, due nel settore davanti. Due davanti, tre dietro. Con la mano. Due davanti, tre dietro. Ma perché giocando già zona? No, tre davanti e due dietro. No, tre dietro o due davanti? Ci piace giocare un po' più in difesa. Davanti vuol dire, dietro vuol dire sotto la metà. Ok? Siamo? Possiamo prendere anche noi? Ma dove sei? No! Ok, bene. In questo caso io. Capite che la prima volta vengono, la seconda volta vengono, la terza stanno dentro lo spogliatoio una mezz'oretta in più, uno si allaccia la scarpa, devo fare la pipì, qualcuno non viene, arrivano magari con mezz'ora di ritardo perché sanno che comunque la prima proposta è una proposta noiosa, ok? È una proposta destressante perché logicamente dopo 8 ore di attività scolastica uno arriva e ha voglia di sfogarsi, ok? Quindi questo è l'altro di... Quindi, essendo un'attività destressante, in automatico se dopo questa proposta voi fate una proposta, chiamiamola un po' più precisa, un po' più noiosa, l'accettano più volentieri, perché comunque si sono sfogati. Ok? Se voi andate a farvi una bella passeggiata al parco
e poi dovete andare a compilare il 7.30, ci andate un po' più volentieri che stare magari prima due ore in ufficio, capito, a compilare il 7.30 di tutta Bosisio e poi fare il vostro, cioè dici mannaggia tutto il giorno 7.30 mi viene la nausea, è chiaro un po' il passaggio. Quindi il gioco iniziale è importantissimo, non si inizia il gioco, non si inizia l'allenamento con una cosa che non sia un gioco. Cosa vuol dire gioco? Vuol dire un qualcosa, come avete visto, in cui ci si diverte, si ride, si scherza, c'è un obiettivo diciamo raggiungibile, un punto di riferimento per loro, ma c'è anche un obiettivo per me, perché in questo tipo di gioco di stasera, che si chiama Sparviero, ok, poi potete chiamarlo come volete, c'è un obiettivo fondamentale, che è l'obiettivo che mi prepara l'obiettivo tecnico di questa seduta, che era la guida della palla. Perché c'è l'obiettivo della guida della palla? Perché devo logicamente correre in avanti, devo comunque muovermi in uno spazio, devo comunque attaccare uno spazio libero. Quando è che in partita io guido la palla? Domani. Beh, quando ce l'ho, per forza, perché se non ho la palla mi sembra... Esatto. Tutte le volte che io ho la palla, in partita porto la palla. Perché? Perché attacco uno spazio. Perché devo attaccare uno spazio? Questa è una filosofia che va un po' contro la filosofia del gioco italiano, però ve la do lo stesso perché la logica è quella. Allora, se io in partita porto la palla e Daniele è il mio avversario, ok? Cosa succede? Che se io porto la palla e devo far gol di là, prima o poi Daniele mi verrà a prenderla, giusto? Perché se lui non me la venga a prendere, io vado a far gol. Siamo qui qua, sembra banale, ma è importante capire. Allora, io arrivo qua, Daniele mi viene incontro. Ok, a questo punto io posso scegliere due cose, dribblo oppure passo la palla. In qualsiasi caso gli avversari giocano uno in meno. Perché nel momento in cui io passo la palla, vieni vicino, passo la palla a Gianluca, che è con me, in automatico ho tagliato fuori questo giocatore. È chiaro il discorso? Se invece, dammi Gianluca, se invece io da qui passo la palla a Gianluca, gli avversari stanno giocando uno in più. È chiara la logica del sistema. Quindi la guida della palla devo farla fare. Cioè non è che via, via, passala. Perché è vero che la palla corre più del giocatore, tutte queste cose qua. Ma se io porto palla e punto l'avversario, creo sempre superiorità numerica. Ma gli avversari inevitabilmente prima o poi ne taglio fuori uno. E gioco uno in più. Noi chiamiamo il settore. La guida della palla abbiamo detto che è un fondamentale tecnico molto importante. Perché? È vero che per volere tutti i venti sono favorevoli per chissà dove vuole andare, però al di là dell'obiettivo che noi ci dobbiamo porre, dobbiamo anche aver chiaro logicamente quali sono i bisogni che devono avere i nostri bambini, perché i bisogni di un bambino di 6 anni non sono i bisogni di un bambino di 10, le necessità calcistiche di un bambino di 6 non sono le necessità calcistiche di un bambino di 10. Allora, diciamo indicativamente, questo ve lo butto lì come indicazione, nella fascia d'età che va dai 6-10 anni le necessità maggiori sono quelle di individuali, di tecniche individuali, quindi quella che può essere la guida della palla, quella che può essere la finta, cioè le situazioni in cui io ho il possesso della palla. Ok, io. Chi di voi allena i bambini di 6-7-8 anni? Più o meno? Timidamente? Ok. Sì, diciamo, adesso non voglio essere... Non voglio essere categorico, cioè 6, 8, 9 anni. Allora, li riconoscete, questo tipo di situazione che vi sto dicendo, dal fatto avete i palloni, ce l'hanno, ognuno si porta il suo, portate via la rete dal magazzino. Avete la rete? No. Ok, allora facciamo i due casi divisi così vi riconoscete. Allora, chi ha la rete cosa fa? Porta la rete, la mette lì e il bambino Simone dice quel pallone là verde è il mio. Per tutta sera quello lì diventa il suo pallone. Guai chi glielo tocca, anche se non è il suo, di proprietà sua, però lui è già individuato che lui stasera vuole quel pallone lì. Se invece si portano il loro pallone a casa, peggio ancora, perché ognuno c'ha il suo, tutto il nome, quindi magari è tutto il mio pallone, ok? Perché? Perché è una fascia d'età che psicologicamente è molto egocentrica, ok? È più o meno il periodo dai 5 agli 8 anni, poi ci sono anche degli adulti che di solito fanno politica che sono molto egocentrici, però è un altro discorso che non ci interessa in questo caso. Tendenzialmente sono... A quell'età sono egocentrici. Allora, siccome è una cosa che nella vita poi viene a passare, cioè tendenzialmente si va un po' a diminuire, o perlomeno si va a cancellare, quindi tendenzialmente il passaggio...
Io. Bravissimo. Allora, dell'egocentricità, dell'egocentrismo, è una facilità egocentrica. Allora, siccome l'egocentrismo è una cosa che nella vita va a disperdersi, ma perché togliergliela prima? Perché a 6 anni obbligarli a passare la palla? Se quella lì è la mia palla. Un bambino di 6, 7, 8 anni, questa qui è la mia palla. Già ho delle difficoltà a gestirla, perché faccio fatica a guidare una palla. Poi perché devo alzare la testa e passarla a quello là, che avrà anche la mia maglietta, ma la palla è la mia? Allora, siccome ha questo tipo di filosofia, la palla gliela faccio, giochiamo uno contro uno, tutto bene. Giochiamo situazioni in cui individualmente miglioriamo le qualità individuali. Tanto poi a 8-9 anni cominceranno a passarsi la palla. Perché? Perché poi io e Johnny siamo seduti insieme al banco di scuola. Tutti i giorni ci scambiamo i compiti, viene a casa mia, ci vediamo alla festa di compleanno. E poi sarò portato naturalmente a passare la palla a Johnny. Perché è il mio amico. E impareremo a giocare il 2 contro 1. Quindi è... Esatto, esatto. Sì, cioè, quindi ho i primi 2-3 anni in cui devo accrescere le loro competenze individuali. Il mio obiettivo è accrescere le loro competenze individuali. Quindi i miei allenamenti dei 6, 7, 8 anni sono tutti finalizzati a concetti individuali. Guida la palla, uno contro uno, finte, dribbling, tutte queste cose. Quando comincio ad arrivare intorno ai 9, 10 anni, allora siccome so che c'è questa... Allora comincerò a mettere il 2 contro 1, che ha un presupposto tecnico-tattico importante, che è il... passaggio, il passaggio lo metto dopo. Vai. Cosa dicevi? Allora, noi che alleniamo con 18 anni, parte bella, il fatto che uno non gli passa la palla quando il compagno è sbagliato è una cosa non giusta, è giusto che vada la persona. No, è giusto che faccia quello che si sente. No, okay, l'importante... Tu come allenatore lo conosci, perché sei curato, non è più giusto che vada con il compagno qualcosa che sta facendo. Allora, sotto l'aspetto psicologico, ok? Se lui non ha ancora sviluppato questa maturazione per cui interpreta lui come il suo compagno, tendenzialmente no, cioè gli vado a fare una forzatura psicologica, ok? Dall'altra parte gli sto dando io la soluzione, cioè gli ho dato io la soluzione, perché non l'hai data lui? Allora, qui andiamo ancora su qualche concetto, su qualche regola by Daniele Tacchini. Allora, una regola fondamentale è quella che anche qui si usa in termini di vendita, che è chi domanda comanda. L'avete mai sentito? Ok, ecco che sicuramente, ah sì, potevo passare la palla anche a lui. Ah, vabbè, la prossima volta proviamo. È chiaro, io vado a pilotare quella che è l'indicazione, se no gli do la mia soluzione, che non è quella corretta. Una cosa che dovete sapere importante è che l'allenatore di settore giovanile non è un allenatore che dà soluzioni, è un allenatore che dà problemi, positivamente parlando. Cioè, io ti metto in una condizione, abbiamo fatto prima lo sparviero, vi metto in una condizione di fare lo sparviero in questo campo, adesso trovami la soluzione. Cerchi di svicolare, cambi direzione, io mica gli ho detto che non potevano tornare indietro. Io gli ho detto che l'obiettivo era andarla in fondo, però qualcuno poteva anche tornare indietro. Si salvava rimanendo nella sua casa, andava avanti e tornava indietro, andava avanti e tornava indietro. Nessuno di loro l'ha interpretato e io l'ho lasciato andare. Ok? Ce ne potevano essere miliardi di interpretazioni. Se qualcuno utilizzava un'interpretazione anomala, fantasiosa, comunque efficace, e io ero il primo a lodarlo, bravo, bravo Cosimo, hai fatto quella finta di corpo, hai saltato l'avversario. È chiaro un po' il concetto, no? Vai. No, dovete chiarirvi le idee. Fai la paritella sono 18 anni, no? Non è giusto che io dico passa, la guarda indietro, passa il portiere. Allora, deve essere lui a fare l'errore e poi lo corregge. Uno, due, dipende dall'obiettivo. Perché se l'obiettivo di quell'allenamento è la finta e il dribbling, perché deve passare la palla? Al massimo io se do un'indicazione è dribbla, perché l'obiettivo è la finta e il dribbling. Se l'obiettivo è il tiro in porta, è tira. Sì, capito? Io penso solo la partitella con l'obiettivo, il gol, la vittoria della squadra con il primo. Ok, però comunque voi dovete essere bravi a uscire dal corpo, okay, staccarvi dalla passione, diciamo, di trasmettere qualcosa, e provare a essere più selettivi su quello che è l'obiettivo. Stasera abbiamo fatto la partitella finale, adesso poi parliamo anche della partitella finale, però tendenzialmente stasera abbiamo fatto degli allenamenti sulla guida della palla. Nella partitella finale mi interessa che guidino la palla. Chiaro. Poi è normale che non posso fare tutta la partita a guidare la palla, dovranno passarla, dovranno tirare, dovranno dribblare, ma quelle sono situazioni che sono sotto. Quello che mi interessa è quello. Hanno guidato la palla bene? Sì. Hanno guidato la palla male? Probabilmente non gliel'ho insegnato in maniera giusta. Capito, questo è il discorso. È normale che la passione e diciamo la voglia di vedere, tra virgolette, dei risultati porta, soprattutto nelle fasce da basse, a cercare di avere dopo
qualche mese ha una squadra che gioca la palla, che si muove di qua e là, è normale, no? Perché dice, ho visto che ho già fatto un bel lavoro. Il problema è che però in questo modo non lavorate sull'individuo. E la centralità del gioco del calcio è rappresentata dall'individuo, soprattutto nelle fasce d'età basse. Il lavoro di squadra poi arriva. Cioè non c'è voi. Se voi mi date una squadra che per i primi 6 anni, dai 6 ai 12, ha fatto solo 1 contro 1, e dai 12 ai 14 ha fatto solo 2 contro 2, ecco, io vi dico che con gli allievi vincete tutti i campionati della provincia di Lecco, tutti. Tutti. Perché se voi guardate, negli allievi ci sono giocatori che non sanno trattare il pallone, quindi l'uno contro uno, la qualità individuale non ce l'ha, non sanno saltare l'uomo e non sanno gestirla almeno di coppia. Cioè tutto il gioco del calcio è ricostruibile a un 1 contro 1 e un 2 contro 2. Poi guardatelo anche quando vedete la Champions, quant'altro. Fate un cerchio tra chi passa la palla, chi tira, quant'altro, e sono sempre 2 contro 2. Non si va mai fuori. Allora, se uno sa risolvere 2 contro 2, sa risolvere tutte le altre situazioni. Una volta che io ho il 2 contro 2, prendo De Paola, che è l'allenatore adesso che c'è Lecco, e dice io gioco 3-4-1-2. Va bene. Settimana dopo arriva Cotroneo, dice io gioco 4-3-3. Va bene. Tanto alla fine se uno ha gli strumenti poi può fare quello che vuole, non ha problemi. Il problema è se io comincio con i piccoli amici a giocare 4-3-3, capito? E gli do delle soluzioni di squadra che loro logicamente non sanno poi interpretare individualmente. So che vi ho detto che sarei stato un po' cattivo in alcuni casi. Lo so. Imbrogliato, va bene. Aspetta che facciamo una domanda per la testa, più o meno. Nel senso, 12-13 anni, sì? Fai fare corsa e scatti. Che palle, che palle. Allora, un pallone a testa, col pallone corrono, perché hanno il pallone in mezzo ai piedi. Piuttosto che vedere gente che parla, ride, scherza, si spingono, tutti sulla riga, un pallone fino a metà campo lo porti, poi lo lanci e fai lo scatto. Lo fanno più volentieri. Ti devo rispondere sempre, dipende dall'obiettivo. Se il tuo obiettivo è un obiettivo condizionale, cioè fisico, e con quel mezzo sì, sto parlando di... cioè, potrebbe essere un'idea, capito? Però ti posso dire che cito qualche situazione, Mourinho, okay? Senza voler andare a guardare la sfera della squadra che allena, delle squadre che ha allenato, qui cerchiamo di prendere il buono di tutti, perché poi tante cose sono anche negative. Mourinho nel primo anno di Inter ha radunato tutti i preparatori atletici, ok? E gli ha detto, secondo voi, avete mai visto un pianista che per imparare a suonare il piano gira e torna al piano? No, bene, avete capito cosa penso io della preparazione atletica? Punto. Lui ha detto, io alleno al mattino dalle 11 alle 12:30. In questa ora e mezza i giocatori devono andare a 100 all'ora. Prima e dopo fate quello che avete voglia. L'importante è che in quell'ora e mezza lì vadano 100 all'ora, perché se non vanno 99 io mi dicevo male. Questa è stata la sua presentazione alla parte atletica. Lo so perché il preparatore atletico che c'era lì, uno dei preparatori atletici è quello che avevo io due anni fa tanti, e quindi sono cose che mi riferiva testimoniando. E se ci pensate la logica non è così sbagliata. Un pianista, non è vero che non corre, un pianista per potersi mantenere in forma va a fare footing come gli altri, va a fare palestra, va a fare esercizi di respirazione, fa yoga, fa tecniche di rilassamento, fa tutto. Però le 3 ore al giorno suona il piano. È chiaro un po' il discorso. Quindi se il mio obiettivo è un obiettivo solo e puramente condizionale e ho trovato questo mezzo come mezzo piacevole, ci sta. Sì, però ti posso dire... tra i piedi corro. Ok, però ti posso dire, vogliamo fare un lavoro calcistico? Quanti bambini e ragazzi hai? 15. 15 e quanti anni hanno? 11-12. Ok, 11-12-13. Allora facciamo 3 contro 3 a tutto campo per 3 minuti, senza fermarsi mai, senza fuori gioco, senza niente. Gli altri 8 ragazzi, 6, 7 ragazzi che rimangono fuori fanno per 3 minuti un lavoro di tecnica, anni 30, ogni 3 minuti dentro fuori, per 4 ore, sono 12 minuti in campo, 12 minuti fuori, ti posso dire che qualcuno va a vomitare, ti posso dire, veramente, cioè, un campo del genere, 3 contro 3, avanti indietro, palloni sempre lì, cioè altissima intensità però qualitativamente calcistica, con parte tecnica di riposo, in realtà è un riposo attivo perché non è che sono lì a cazzeggiare, cioè, non voglio che questa parte qui sia troppo di riposo così un po' molle, Bene, allora mentre questi fanno 3 contro 3, gli altri girano lentamente intorno al campo, lentamente. Voi girate come quando do lo stop, dove siete entrate.
e chi, esce, chi stava giocando dov'è esce. Capito? Può essere un'idea. Okay. Quindi devono essere anche attenti. Che... Bravo, di vedere dove sono. È una situazione situazionale, cioè se io entro qui, magari entro in difesa, se entro là entro in attacco. Entro in attacco. Quindi devo interpretare un po' la situazione, no? In questo senso. Quindi possono anche parlare mentre corrono. Me ne frega niente, guarda che nel momento in cui fischio o alzo il braccio, quindi segnale visivo, in automatico tocco questo tipo di aspetto. Allora sicuramente, capito, il lavoro è chi entra di qua deve attaccare di là, chi entra di là deve attaccare di qua. Potete fare tutto quello che volete, ripeto, dipende dall'obiettivo. In questo caso l'obiettivo è puramente condizionale, perché non guarderò mai come sviluppano questa partita 3 contro 3. Perché veramente, cioè, potrebbero passarsela bene, male, dribblare sempre, perdere sempre. L'importante è che non si ferma mai. Quindi può essere una soluzione. Un'altra soluzione, quindi vi butto lì ancora qualche esempio, non ve li faccio fare voi perché so che avete mangiato un po' pesante, quindi non vorrei avervi sulla coscienza. Utilizziamo questo spazio di campo e facciamo un possesso palla 3 contro 3, ok? La stessa cosa facciamo nell'altro campo di là, nell'angolo di là, ok? Possesso, chi fa 10 passaggi un punto, vi dico un esempio che conoscete sicuramente tutti, a un certo punto chiamo via, chi fa il possesso qua va a fare il possesso là, chi fa il possesso là viene a farlo qua. Può essere già una prima soluzione. Oppure, invece di chiamare il via per tutte e due le squadre, chiamo i nomi dei giocatori. Giovanni e Marco, e si devono cambiare loro. E nel frattempo che Giovanni e Marco si cambiano, qui va avanti il possesso. Quindi diventa un 3 contro 2. E se i 3 sono bravi, fanno punti, mentre Marco dormendo arriva qua. Hanno fatto comunque gli allunghi, no? Quindi, capite un po' il concetto. L'importante è che io abbia chiaro l'obiettivo. L'obiettivo sicuramente è un obiettivo fondamentalmente di resistenza e come sotto-obiettivo tutta la sfera tecnico-tattica. Se invece l'obiettivo era tecnico-tattico sicuramente non avrei fatto tutta questa traslocazione. È chiara un po' l'idea di riassunzione. Allora, avete altre domande? No, mi dicevi, vi ho smontato la vita. Bene, non ho detto che sarei stato un po'... No, dici, un allenamento che può essere un'ora e mezza. Sì? Un obiettivo per tutto l'allenamento. Qui ritorniamo alla domanda che aveva fatto lui, allora così rispondiamo anche a lui. Allora, l'obiettivo vi dico, secondo me, uno per un allenamento moltiplicato per 4 allenamenti. Ah, si ripete per 4 volte. Esatto, non si ripetono gli stessi esercizi, gli stessi giochi, si ripete l'obiettivo. Ok, se fate 2 allenamenti alla settimana, se ne fate uno, non dico lo deve tenere un mese, però... Bravissimo, bravissimo, tanto voi sapete che se lavorate sul tiro in porta inevitabilmente avete dentro la guida, avete dentro il passo, avete dentro tutto, però la vostra attenzione e la loro attenzione è focalizzata sul tiro in porta. Quindi facciamo l'esempio con Gianluca, facciamo Gianluca, aspetta, esempio, così dato per capire. Gianluca, mi passi la palla, facciamo un bel esercizio anni 30, stai lì. Ah, stai lì, stai lì, stai fermo. Stai fermo lì con la palla. Fermo lì. Allora, è motivato. Ho sparato troppa adrenalina. Esercizio anni 30, tu mi dai la palla, io te la restituisco 1-2 e tu tiro in porta. Ok? Obiettivo tiro in porta. Okay. Facciamo conto che c'è la fila dei soliti 18-19 bambini e comincio a dire Gianluca, passala più forte. Giovanni, devi controllarla meglio, però nel passaggio cerca di correre di più. Cosa sto correggendo? Passare. La minestra. Sto correggendo la minestra. Ok? Ma non sto facendo l'obiettivo principale. L'obiettivo qual è? Io devo correggere la porta. Se lui mi passa la palla male o io gliela restituisco male, sono cavoli nostri, scusate il termine. Nel senso che saranno problemi nostri gestircela. Io allenatore so che Gianluca mi passa la palla male. Ok, allora io cosa faccio? Mi dai un pallone invece? Ma è meglio mettere anche un altro bambino per fare il passo. Sì, 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 no, adesso sto facendo, poi parliamo anche dell'esempio, però sto facendo l'esempio di quello che deve porsi l'allenatore, ok? Allora, Gianluca mi passa la palla male. Ah, ok, io trovo male. Passami la palla male. Ok, io non la prendo, vai. Ok, io mi sto organizzando, io allenatore, mi sto programmando affinché l'obiettivo venga raggiunto, che è il tiro in porta. E qui correggo. Gianluca devi andare più veloce, devi fare dei passettini corti, calcia all'interno piedi, gli do tutte le correzioni tecniche che voglio, ok? Poi sono d'accordo con te che posso anche mettere un bambino. E qui facciamo, vi do una nuova regola, ok? Ce ne sono tante, cominciate a memorizzare. Che è la regola del 3. Ok, quando fate degli esercizi con voi, come in questo caso sponda,
o comunque con dei bambini che sono messi in fila, ok, non devo, la fila non deve mai superare i 3 bambini, massimo 4, massimo. Ok, qui per darvi un hook, un ancoraggio a questa cosa, così ve la memorizzate bene, vi dico, quando andate in posta e trovate più di 3 persone davanti, siete contenti o siete un po' incazzati? Incazzati. Perché certo, devo stare qua mezz'ora, sono venuto qua per pagare una bolletta, mi tocca stare qua, già devo pagare, in più pago, sto anche mezz'ora. Ecco. Allora, quante volte mai il calcio? Quante volte mai il calcio? Quindi vuol dire che fa l'esercizio ogni 10 minuti. Bravissimo. Allora, il bambino che viene per fare il calcio dice, cavolo, ma se mi devo stare al 18° posto della fila, è normale che costruisco il castello egiziano con le biglie, piuttosto che gli sputazzo quello davanti, gli do dei cagli, butto via il pallone. Cioè, faccio tutto perché logicamente la cosa non è attraente. Chiaro. Se invece certo che se l'obiettivo è più importante, io faccio 3 bambini qua, 3 bambini qua, 3 bambini lì e partono, uno per, tutti i primi della fila, tutti per volta e calciano in porta e non sono arrivato all'obiettivo. Sì. Hai tirato, ritorno, tirano e intanto faccio anche lavoro condizionale, lavoro fisico. Perché comunque ora che tocca loro, fanno tornare di corsa per tirare. Certo, sono motivati, ma in più fanno anche lavoro atletico, tra virgolette, no? Certo che se la fila è 18 uno dice, ma chi me lo fa fare di andare veloce a prendere la palla? Tanto quando tocca a me passano 2 giorni. Ma lì bisognerebbe essere in più. Perché? Sono 3 o 4 gruppetti, cioè per seguirli bene bisognerebbe essere 2 o 3. Mi aspettavo anche questo. Sono domande che capitano sempre, sì, giustamente, no, infatti, perché sono difficoltà che capitano. Allora, qui dovete fare un ragionamento culturale, ok? Non che voi siete, è proprio un ragionamento vostro. Allora, avete 2 allenamenti alla settimana, giusto? Se voi pensate di seguire uno per uno i vostri bambini, ci vogliono 50 anni per riuscire a renderli qualitativamente bravi, ok? Allora, la scelta che dovete farla è una scelta di tipo metodologico. Allora, se io faccio 4 file di 3 bambini e mi metto a guardare la prima fila, logicamente tutti hanno strutturato una regola per cui quando io fischio si parte. Bip, 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 questa è l'ipotesi della sequenza, no? Quindi parte il primo, parte il secondo, parte il terzo, parte l'altro. Allora io nella prima fila sono io a controllare la fila e mi interessa che fanno qualità, cioè io gli do le indicazioni tecniche, ok? La seconda, la terza e la quarta fila fanno quantità, nessuno gli dà indicazioni tecniche ma però calciano, fanno ripetizione. Poi dopo 3 minuti vado nella seconda fila e fanno quantità, fanno qualità, la 1 farà quantità e la 3 e la 4 faranno qualità. Che altro gli ultimi fanno cagnare di solito. Dipende da qual è l'obiettivo, perché se non hanno un obiettivo fanno sicuramente cagnare. Se sono abituati a ragionare magari nell'obiettivo, meno farà meno cagnare. Allora, facciamo una prova, così meno così la possiamo vedere. Dai, mettiamoci gli 8, dai, 8 volontari. Vai, 2. Lo sto inventando sul momento, però per venire incontro alle vostre esigenze. Allora, facciamo una gara a squadre, ok? La gara a squadre funziona in questa maniera. Al via, partono i primi, tirano cercando di colpire uno dei 2 pali. L'obiettivo è molto stretto, ma non interessa, è giusto per farvi capire. Potrei dire tirano dentro la porta, quello che volete. Tirano, poi recuperano la palla e la passano e la danno secondo la fila. E andate avanti così, ok? L'esercizio dura 2 minuti. Vince la squadra che tocca più volte il palo. Allora, io dubito che quelli dal fondo facciano cagnare, perché se il mio gruppo non sarebbe più il modo di fare, non ce la fa cagnare, non ce la fa cagnare. L'obiettivo è quello di capire. Ora, mentre loro lo fanno, chi mi vieta di dire, Daniele, ascolta, guarda che hai calciato l'interno, prova a calciare di fuori e gli do delle correzioni tecniche. Ok, poi faccio 2 o 3 giri con loro, vado a fare 2 o 3 giri con loro. Intanto loro vanno a giocare, non è che hai capito. Intanto poi, se quando io mi assento, Daniele tira di punta, ma comunque ci sono fatti dietro, perché se alla fine delle mani, tu giri un po', Daniele ha fatto 3, 2, forza. Adesso è andato in cura. E quello di veramente vediamo anche il perché, lo facciamo vedere. Allora adesso tu ti metti qui lateralmente, mettiamo che abbiamo messo giù dei cinesini, ok, tu gli passi la palla e Gianluca tira sempre nella vostra porticina,
Dopodiché tu vai al posto di Gianluca e Gianluca prende la palla e ti passa la palla lunga. Ok? Cioè abbiamo messo, gli abbiamo aggiunto un pezzettino legato al passaggio, ma non l'abbiamo messo in termini di passaggio, l'abbiamo messo in termini di calciare, perché rimane ancora il concetto del calciare, perché... perché il passaggio rimane sempre un gesto del calciare. Ok? Tutto chiaro? Ok, perché? Aspetta, perché l'ho fatto vedere? Perché? Perché l'ho fatto vedere? Per una variante. Beh, potevo spiegarlo a voce. Rendolo chiaro. Allora, perché dobbiamo imparare tra le mille cose che vi sto dicendo stasera, che l'essere umano si interfaccia col mondo attraverso tre filtri, ok? Quelle che si vengono chiamate capacità senso-percettive. Allora, l'essere umano si interfaccia col mondo attraverso tre canali, che sono il canale uditivo, il canale visivo e il canale cinestesico, ok? Cosa vuol dire? Allora, il canale uditivo, questi mi dicono qualcosa e io capisco quello che sto dicendo. Il canale visivo, questo fa vedere qualcosa e in automatico io vedendo imparo. Il canale cinestesico è quello legato alle sensazioni, le sensazioni interne. Quindi io provo a fare qualcosa e imparo, ok? Ora, la cosa interessante è che gli esseri umani hanno tutte e tre queste capacità, ma una prevale sulle altre. Non che una c'è solo e le altre due no. Una prevale sulle altre. E quando avete un gruppo di ragazzi, come ad esempio nel vostro caso, ok, io nel momento in cui parlo con voi, devo rendermi conto che c'è chi di voi è più visivo, chi di voi è più uditivo e chi di voi è più cinestesico. Quindi la mia relazione con voi deve essere comprendente tutti, perché se io continuo a parlare e qualcuno di voi è visivo, si dice sì ho capito, non ci ho capito niente, cioè vi faccio l'esempio mio che sono un visivo. Mia moglie a casa mi dice, quelle poche volte che la vedo, mi dice allora guarda che domani mattina dalle 8 alle 9 sono da mia mamma, dalle 9 a mezzogiorno sono al mercato, da mezzogiorno alle 3 vado a prendere la bambina e alle 3 poi vado che ne so, a fare palestra. Io già a mezzogiorno mi sono già perso, quindi dico, ascolta, ma me lo puoi scrivere su un foglietto? Perché io, che ripeto, sono un visivo, faccio fatica a stare attento sulla comunicazione uditiva, capite? Allora dico, me lo scrivi su un foglietto, me lo metti qua, io lo leggo e lo riesco a interpretare meglio, capite in questo senso? Allora, la domanda, il consiglio dovete girarvelo su di voi quando parlate con i vostri bambini. Perché spesso noi parliamo in termini uditivi. Abbiamo detto che il gioco del calcio è un gioco visivo e abbiamo detto che le persone sono anche cinestesiche. Allora, qual è la persona cinestesica di un gruppo di bambini? È quella che quando voi state spiegando un esercizio dice ma così, così, è quello che prova lui. Perché se non prova, non vi fa vedere, ho capito bene? Capito. Quello che è invece più uditivo, capito, gli basta che voi spiegate. Quello che è più visivo, se non glielo fate vedere, non lo capirà mai, neanche facendolo. Allora, la vostra abilità deve essere in 15 secondi di catturare l'attenzione di tutti. Quindi mai i primi 15 secondi ve li spendete in termini visivi, poi i 15 secondi successivi in termini uditivi, poi quelli cinestesi, però in questo modo toccate sempre l'attenzione di tutti e quindi attraete la cosa. Allora, il farlo vedere può essere utile, ma se uno è un uditivo, l'aspetto visivo non lo aiuta. Lo spiego bene. Bravissimo, allora devo spiegarlo, devo farlo vedere e devo farlo anche provare. Ecco perché il concetto è, lo faccio fare, dopo averlo fatto fare 2 o 3 minuti, vediamo, l'hanno fatto bene, perfetto. L'hanno fatto che qualcuno, Johnny, ma ascolta un po', ma tiravi dove c'è la porta di là, hai capito qual è la porta, segnale visivo, mi vai a far vedere, mi vai a toccare la tua porta, cinestesico, lo tocchi con mano, mi fai vedere qual è la tua porta, vai. Quindi dopo lo sa. Fai bambino, fai la corsa al bambino, tocchi la tua porta, da qui a qui, cinestesico, ok? Gli abbiamo dato un segnale perché lui probabilmente è più cinestesico. Quindi dopo lo sai che è cinestesico, non gli fai. Sì, indicativamente sì, capito. Però voi comunque i canali dovete sempre toccarli tutti. Beh, certo. Se no è un duro lavoro, eh. È un duro lavoro. Sembra un lavoro da Gazzetta dello Sport, eh. Tutti sono allenatori nel gioco del calcio. Però purtroppo non è così, infatti il calcio va male. Ci siamo? È chiaro come gioco? Pronti? Piazzarsi? 5, 4, 3, 2, 1, via! Vai! Tiro, non se mi canto, vai! Si tira sempre da dietro la riga, non si può tirare prima della riga! Gol davanti alla riga non vale!
ti chiedo, vai! Guardatevi qua la vostra quanta! Vai, veloce, hai subito! Non c'è il pericolo in questo, ok? Se un giocatore impari subito sbagliata una cosa e dopo con il tempo faccia fatica a correggere gli errori. Cioè, okay. Come lo sci, il maestro si questo, è meglio allenare uno che non è capace che uno che ha già qualche errore, che è molto più difficile per correggere. No, allora aspetta, qui bisogna avere le idee chiare sul fatto che l'essere umano impara per errori. Ok? È sbagliando che si impara, come si diceva in questo senso. Facciamo un esempio banale. Avete mai visto un bambino a cui gli viene regalato un telefonino? Adesso ormai ha 8, 9 anni, 10 anni hanno anche il telefonino. Gli danno il telefonino nuovo. Avete mai visto uno che apre la confezione, si mette lì e legge le istruzioni dal libretto e poi accende il telefonino? No. Quello è quello che facciamo noi, che abbiamo logicamente un tipo di vissuto diverso da loro. Noi cosa facciamo? Arriva il telefonino nuovo a Natale, leggiamo anche le istruzioni in arabo, capito, no? Per cercare di capire bene tutto. Dopodiché prendiamo il telefonino, glielo diamo al bambino, dice me lo accendi per piacere, sì. Perché non siamo ancora riusciti a capire come si fa accendere, no? Il bambino, che impara per prove ed errori, cosa fa? Comincia a schiacciare tutti i bottoni che gli capitano, fin quando dopo 2 minuti ha imparato a usare il telefonino. Allora, il fatto di sbagliare è positivo, perché l'errore mi fa crescere, non è la, capito, tra virgolette, come posso dirvi, non è se io ho la strada spianata che io arrivo in vetta, capito? È il fatto che ogni tanto devo anche scivolare, devo anche vedere. Nel judo, qualcuno di voi ha mai fatto judo? No? Neanche judo? Poi troverò qualcosa che avete fatto. Allora, nel judo, la prima cosa che insegna un insegnante di judo è cadere. E uno dice, ma scusa, ma se l'obiettivo del judo è far cadere l'avversario, perché devo imparare a cadere io? Perché l'insegnante dice, perché? Che tu lo faccia cadere non è certo, ma che tu cadi prima o poi succede. E se tu cadi e non sei capace di cadere, non ti alzi più e qui non ci vieni più. Chiaro? Quindi il concetto è proprio di cadere. Infatti si dice che l'essere umano non si misura da quanto va in alto, ma da quanto si rialza dopo essere caduto. Cioè dal rimbalzo che riesce a fare. È chiaro un po' il discorso. Allora, il nostro obiettivo nell'ambito dei nostri bambini, della rete dei nostri bambini, è quello logicamente di insegnargli anche a cadere in maniera figurata, che vuol dire anche andare per terra. Però sbagliamo, abbiamo tirato fuori, e piano piano li correggiamo, abbiamo 10 anni di tempo. Devo perdere le partite, perché rischio magari di perdere le partite facendo tutti questi passi, sì? Quando magari incontro altre squadre che sbagliando, però come dicevi te prima, vincono il torneo della Salamella, ok, io avrò l'obiettivo magari in futuro di avere dei giocatori migliori, però intanto perdo le partite. Okay. Sono dipende sempre dal vostro obiettivo. Allora, se il vostro obiettivo è di vincere le partite, non ha senso che venite a fare i corsi. Allenate cercando di... A livello motivazionale anche per loro, non è molto bello. Cioè, so che allora, è giusto, è un equilibrio un po'... Allora, ti dico, la motivazione non arriva per i bambini... Non arriva dal risultato della partita del sabato. Non arriva perché? Perché il bambino al sabato, dopo un minuto che ha finito la partita, che è sotto la doccia, non sa neanche più che partita fa. Addirittura vi dico spesso e volentieri, io vedo bambini che finiscono la partita, vanno lì nel parcheggio e giocano contro quelli con cui hanno perso prima e si mettono lì a giocare, mai con le borse così, si mettono a fare la partita. Il problema sono gli adulti, che non sono solo i genitori. Sono gli allenatori, sono i dirigenti, e poi sono gli adulti che al martedì, cioè 3 giorni dopo la partita, sono ancora lì che rimugino, sì però Fabrizio se passavi la palla, se la giocavi, sono ancora lì. Fabrizio ha già fatto 10 partite in quei 3 giorni lì, perché ha giocato già 10 volte, quindi, capito, l'obiettivo motivazionale del risultato può interessare quando si è nella fascia età degli adulti, degli allievi, della juniores, quant'altro. Se io ho trasmesso dei valori corretti ai miei bambini, perché comunque l'allenamento è sempre divertente, sempre piacevole e quant'altro, la partita del sabato diventa una partita, un allenamento con un altro, capito? In cui una volta si vince, una volta si perde, 10 volte si perde, una volta si vince. Cioè non è quello lì che vi cambia la situazione. Ci sono squadre, c'era un video su YouTube 2 o 3 anni fa che si intitolava L'Appetite Keeper, era un video francese di una squadra che perdeva tutte le partite 30-0, dei bambini di... Hanno fatto un gol dopo 25 partite, per loro è stato come vincere la Coppa dei Campioni, capito così? Perché per loro hanno fatto una cosa diversa, cioè, ma nessuno ha detto allora smetto di giocare, smetto di... Siamo noi, non erano okay. Come? Noi, la mia squadra. Era la tua squadra, capito? Cioè, non è la vittoria e la sconfitta del sabato che vi determina il fatto che i bambini al martedì vengono più o meno motivati. Perché intanto il bambino al martedì, se voi siete bravi, se siete attraenti, sicuramente la cosa piace sempre. Il problema, capito, siamo noi adulti che ci mettiamo sempre in una condizione invece
psicologicamente diversa, che non è quella dei bambini, parliamo due lingue diverse, tanto per capirci, e dobbiamo essere bravi a parlare quella, la loro lingua. Allora, così vado avanti, e poi se avete domande fatele pure, che sono esempi che vi servono sicuramente. Allora, primo contenitore, abbiamo detto gioco iniziale, ok? In una seduta di un'ora e mezza può durare intorno al quarto d'ora, 20 minuti, non di più, e comunque in questo quarto d'ora, 20 minuti dovete prevedere almeno due o tre varianti. Cioè, avete visto lo sparviero, abbiamo fatto, io l'ho accorciato, però faccio magari un paio di volte avanti e indietro, poi ci metto una regola nuova, ci metto uno sparviero in più, ci metto quelli che si tengono per mano, potevo fare di mille modi, da seduti, palla al piede, palla con le mani, cioè se ne potevano fare di tutti i tipi. Quindi primo, esercitazione analitica, il secondo contenitore, abbiamo detto che devo cercare di fare l'obiettivo, di sviluppare l'obiettivo che mi sono posto, l'obiettivo tecnico che mi sono posto, nel numero maggiore possibile, in maniera più qualitativa possibile, ok? Devo ragionare sulle A, ok? Devo fare una bella A sul foglio, A, 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 una pagina di A. L'obiettivo è fare una pagina di A. Non mi interessa che le fai in due secondi, mi interessa che le fai bene, ok? Allora, siccome questa è una parte sicuramente noiosa, soprattutto per i bambini, è normale che non deve durare molto, deve durare quei 10 minuti, ok? Devo focalizzare l'attenzione in questi 10 minuti. Se sono bravo, magari gli do un po' il bastone e la carota. Dai, facciamo 10 passaggi contro il muro e poi facciamo una gara di muretto. Ok? Sto inventando sul momento, no? Perché là c'è il rimbalzo. Quindi, bene, 10 passaggi, poi proviamo a fare, non so, un minuto di gara di muretto. Il muretto lo conoscete, il gioco di muretto? No, quello in cui si mette in due, in tre, in quattro, io tiro, poi tira lui, cioè la palla rimbalza, no? Tira, 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 perde chi? Chi non becca il muretto o chi non riesce a prendere il mio tiro, ok? Gioco il classico gioco del muretto che si faceva una volta, no? In questo senso. Quindi, bene, allora due minuti di passaggi contro il muro, così ci alleniamo, e due minuti di muretto. Posso usare anche un po' questo bastone carota, no? Dipende anche dalla facilità e tutto, però questa è buona idea. Arriviamo al terzo contenitore. Il terzo contenitore è quello che si chiama situazione di gioco, ok? Quindi il primo contenitore mi ha detto 15 minuti 20, si chiama? Gioco iniziale, ok? Secondo contenitore, abbiamo detto che si chiama esercitazione analitica, 10 minuti. Arriviamo al terzo contenitore, che si chiama situazione di gioco, e può durare 20 minuti, 25 minuti. È la parte importante dell'allenamento, diciamo è la parte centrale, ok? È un po' il piatto forte della giornata. Allora, in cosa consiste la situazione di gioco? La situazione di gioco consiste nel contrapporre dei giocatori, non so, in situazioni tipo 1 contro 1, 2 contro 1, con la porta, senza porta, lì potete trovare tutte le situazioni. Il tutto però finalizzato a, puntini, puntini, all'obiettivo della seduta. Logicamente posso fare un uno contro uno con la guida della palla, posso fare un uno contro uno col passaggio, posso fare un uno contro uno col palleggio, posso fare un uno contro uno con che ne so, la finta dribbling. Cioè, veramente possiamo fare tutto quello che vogliamo. Allora adesso facciamo... Sono quelli che difendono, quelli sono quelli che attaccano. È una gara a punti, ok? Allora... Al mio via, Cosimo, fai lo slalom tra i conetti, obiettivo guida della palla, ok? Lo slalom tra i conetti, quando arrivi all'ultimo conetto ti giri e passi la palla indietro per i compagni e vai a difendere. Chi è il primo? Ok, perfetto. Chi fa un passo avanti è il primo, perfetto. Allora, tu cosa fai? Quando do il via, fai lo slalom, ok? E vieni ad attaccare per fare gol. Uno contro uno. Per fare gol devi entrare in area di rigore, ok? Perché devi entrare in area di rigore? Perché l'obiettivo è la guida, quindi cerco di fargli fare più guida possibile. 1-0, pronti? La palla, tenete i palloni. Dove vai, dove vai? Pronti? Pronti? Via! Ok, stop. No! Via! No! No! Aspetta, Qua l'allenatore dilettante avrebbe detto qualcosa. Qui devi far gol, devi tornare, devi avanti, lì ci avrebbe fatto il tunnel, devi tagliare la finta, controfinta, e ti toglievo l'attenzione su quello che è l'obiettivo che avevo. Capito? Invece, quello che io devo avere di attenzione, io allenatore, in questo caso, è la guida della palla. Ragazzi, la vita va fatta bene, però non ci dà il campo di fare, capire se questa cosa è un motivo o no, e se non è un motivo trovare, se siamo tanto male, ok? Pronti? Via!
due. Ah no, sono i due panchi. Sono i gol, qui si gioca per i gol. Via! Molto bene!